Non debbo poi far passare il primo mese dell'anno senza portare alla tua anima, o mia carissima figliola, il saluto della mia ed assicurarti sempre più dell'affetto che il mio cuore nutre per il tuo, al quale non cesso mai di desiderare ogni sorta di benedizione e di felicità spirituale. Ma, mia buona figliola, cotesto tuo povero cuore io te lo raccomando vivamente. Abbi cura di renderlo di giorno in giorno grato sempre più al nostro dolcissimo Salvatore e fare in modo che il presente anno sia più fertile di quello scorso in buone opere, giacché a misura che gli anni scorrono e che l'eternità si appressa, bisogna raddoppiare il coraggio ed innalzare il nostro spirito a Dio, servendolo con maggiore diligenza in tutto ciò che la nostra vocazione e professione cristiana ci obbliga. Care sorelle, cari fratelli, abbiamo sentito proclamare adesso una delle lettere più sublimi che Padre Pio, in questo ultimo giorno del mese di gennaio, ha scritto a Lucia Fiorentino, una delle prime donne che lui aveva diretto. Si chiamano le donne della prima generazione, e che è importantissima, ecco perché l'abbiamo tenuta come lettera per questo ultimo giorno di gennaio del Buongiorno con Padre Pio, perché elenca in maniera, si dice, tassonomica, cioè ordinata, i criteri con i quali Padre Pio dirigeva le anime. Guardate, sono importanti perché innanzitutto scalzano molti dubbi che sappiamo essere nati ingiustamente in capo alla direzione che Padre Pio aveva soprattutto verso le donne, ma anche perché fanno da protocollo di direzione spirituale a tanti che, come chi vi sta parlando, è chiamato a seguire delle anime. Primo, Padre Pio parla della unione dei cuori. Ora, questo primo criterio dice che quando Padre Pio ascoltava o nella direzione spirituale o nel sacramento della confessione o uomini o donne, c'era tra loro una fusione di cuori, e cioè c'era la sintonia di due creature che erano state battezzate con la stessa immagine di Gesù impressa nel nostro cuore. Questo scalza tutte altre obiezioni che, grazie a Dio, la storiografia su San Pio ha già completamente archiviato. Secondo, Padre Pio continua a invitare questa Lucia e anche altre, Raffaelina e poi Annita, a mettersi continuamente in dialogo con lo Spirito Santo, perché non ci può essere direzione spirituale se prima non c'è da parte del Padre spirituale e dell'anima che viene diretta l'invocazione dello Spirito Santo. Questo stigma, che si chiama anche quello del Deum attingere, fa parte della più genuina tradizione spirituale francescana, che io ho scoperto essere presente nei mistici francescani che sicuramente Padre Pio ha avuto l'opportunità di leggere, e cioè quella per cui prima di scegliere un padre spirituale bisogna pregare lo Spirito Santo perché sia Dio a illuminarlo e a sceglierlo. Viceversa, prima di scegliere di guidare un'anima spirituale bisogna dire all'anima che sia pure lei a invocare lo Spirito Santo, perché ci sia la sintonia appunto dei cuori. Terzo criterio è quello di affidarsi completamente al progredire della storia della salvezza, perché la direzione spirituale ha senso soltanto se si capisce qual è la chiamata che Dio ha per entrambi, soprattutto per chi chiede l'aiuto dello Spirito. E non mi dimenticherò mai di dichiarare che noi sentiamo la nostra chiamata
durante il giorno della prima comunione, come è successo per me, come è successo per un mio carissimo amico, l'arcivescovo Monsignor Rino Fisichella, lo ha dichiarato pure lui in televisione qui a Teleradio Padre Pio, come è successo per tutti. Ma appunto, non soltanto nel giorno della prima comunione, ma se si è diretti spiritualmente, perché ecco il quarto criterio, quello che un'anima sente dentro di sé come chiamata nella chiamata, per esempio di sposarsi, di diventare sacerdote, di diventare religioso o religiosa, deve essere sottoposto al vaglio del Padre nello Spirito. E Padre Pio è stato veramente, e con questo termino e ringrazio di essere stati con voi per l'intero mese di gennaio 2020, questo dichiara di Padre Pio il suo essere stato non solo il più grande taumaturgo del XX secolo, ma forse il Padre dello Spirito per antonomasia che la Chiesa si aspettava. Questo San Giovanni Paolo II, qui a San Giovanni Rotondo, lo aveva capito per bene e al meglio. Grazie e pace e bene a tutti.